arrivano tutti con molta aggressività, tutti quanti misurano al millimetro la riga bianca su cui poggiare la ruota anteriore, e qui la partenza diventa veramente, veramente qualcosa di importante per Zani e Moroni. Rimediare una brutta partenza con un Guerrero che prende la testa sarà molto più complicato che non invece riuscire a stargli davanti alla prima curva. Via, partiti. Partono tutti bene dalla prima fila, parte bene Coren dalla seconda che si inserisce in terza posizione, parte bene anche Paduano dal centro, chi ne fa le spese? Marco Moroni che si trova a perdere un paio di posizioni al via, prova a riguadagnarne una subito e non è facile. Intanto Guerrero ha preso la prima piazza, sta provando subito ad andar via. Zani in seconda posizione cerca di non perdere terreno, però ripeto, abbiamo visto Romero nelle qualifiche essere pressoché istantaneo nel riuscire a tirare fuori il meglio dal suo scooter, quindi bisognerà vedere se metterà subito lì un tempo particolarmente veloce. In realtà sia Zani sia Coren sembrano essersi rapidamente adeguati al passo di Guerrero, che ha 6 decimi di vantaggio su Zani, che diventa un secondo su Coren, poi Paduano, Moroni che è riuscito a ripassare Michael, Petit, Pagliai e Marola che chiude la fila, piloti che sono ancora tutti molto molto vicini. Come vedete c'è Paduano che, nonostante i tempi in prova, aveva il quinto crono, non fossero estremamente incoraggianti, per la gara sembra aver tirato fuori tutt'altra grinta. Sì, sì, guarda, prima me l'ero dimenticato, ma Paduano è un animale da gara, lui va fortissimo, l'ho visto a Pomposa, io non me l'aspettavo, ma aveva un passo gara allucinante e non mi è venuto in mente che potesse essere del gruppo anche lui, e invece c'è. Lo scopriamo con piacere. Adesso è lì alle prese con Moroni che per un attimo pensa di poter forzare la staccata, poi si rimette in scia, ha guadagnato ancora qualcosina Guerrero, che si è preso un altro mezzo secondo di vantaggio, e se dovesse mettere lì altri due giri così potrebbe essere per gli altri effettivamente un problema. Dietro si stanno dando parecchio fastidio, Coren e Paduano se non sbaglio hanno, stavo per dire rischiato, sono arrivati a contatto. Tutto questo fa il gioco di Guerrero e di Zani, che in qualche modo riescono un pochino ad allungare. Più consistente l'allungo di Guerrero, che vediamo in questo momento in prima posizione entrare sul rettilineo più lungo. Dietro però gli altri non sono lontani, Zani sta spingendo forte per andare a prenderlo, e in questo giro è Zani a guadagnare su Guerrero. 1.01 288 per Guerrero, 1.01 e 0.98 per Zani, che si va a riprendere due decimini e soprattutto dimostra di poter essere più veloce di Guerrero, quindi davvero un bel passo. Chi tiene botta è Coren, che con 1.01 e 3 praticamente va a ristampare un tempo che non ha mai fatto nelle prove, aveva girato in 1.00 e 9, ma un giro, tutto il resto per lui era un 1.01 e 5 o giù di lì. Evidentemente ha trovato un passo migliore Coren e non molla la scia di Zani, che può effettivamente portarlo quantomeno lontano da Paduano, che dietro ha preso un po' di vantaggio su Moroni, quindi adesso Paduano può fare le sue linee senza doversi difendere dagli attacchi di Moroni.
Sì, adesso i distacchi rimangono invariati perché intanto la gara è lunga ancora, è ancora molto lunga. Adesso Guerrero sta andando via, ok, ma Zani e Luca Corel non mollano, Paduano lì dietro sta aspettando, sta aspettando, perché la gara è veramente lunga. Dopo metà gara si cominciano a vedere l'usura delle gomme e l'usura di tutti i materiali, quindi non è detta l'ultima. Eh sì, assolutamente, anche perché bisognerà vedere primo se Zani riesce a recuperare qualcosa su Guerrero, e quella è diciamo una parte della gara. L'altra parte della gara è cosa deciderà di fare Coren, perché se decidesse per l'attacco a Zani, e potrebbe anche prendere questa decisione, di sicuro ne trarrebbero vantaggio Guerrero e Paduano. Guerrero perché potrebbe allungare ulteriormente, e Paduano perché si riaggancerebbe in un attimo ai due che ha davanti e quindi alle posizioni da podio. Vedremo che cosa succederà, la gara è effettivamente lunga, siamo prima di metà gara, quindi i piloti sono esperti e in grado di ragionare anche in termini strategici mentre stanno correndo, quindi bisognerà in questo momento bisognerà un po' aspettare che cosa sta pensando Luca Coren. Se è al limite rischia di perdere Zani, magari prova l'attacco, se invece sente che quel passo lì lo regge cerca di farsi portare su e magari poi attacca negli ultimi giri per guadagnare la posizione. Non so se sei d'accordo. Sì, perché guarda anche adesso il rettifilo ci prova, tutti i giri ci riprova a sorpassarlo. Zani adesso ha preso un po' di distacco da Guerrero, un bel po', e Coren entra, no, eh sì, in questo giro è andato davvero forte Guerrero, 1:00:07, quindi è andato a fare un tempo che è di poco superiore alla sua stessa pole, quindi ha deciso di spingere dietro. Coren ha rotto gli indugi e vedendo che Guerrero scappa sta cercando di passare Zani, ci ha provato un po' in tutti i punti, non è riuscito a trovare il varco giusto. Di sicuro una bella pressione addosso a Zani, Luca Coren la sta mettendo perché vede la ruota anteriore dello scooter dello sloveno. Mamma mia, caduti tutti e due, lungo Luca Coren, che a quel punto non poteva più fermare lo scooter ma non riusciva neanche a voltare, si è scomposto in frenata, è andato a prendere pieno il retrotreno di Zani, e a questo punto la gara cambia completamente volto, perché c'è un Guerrero che è primo in solitaria con quasi 4 secondi di vantaggio su Paduano, che si è tenuto fuori dai guai e ha raccolto una seconda posizione senza dover sinceramente darsi troppa pena in sorpassi, rimonte e quant'altro. Peccato, perché sarebbe stato grande spettacolo fino alla fine. Sì, guarda, non so cosa dire, perché quando arrivi ci ha provato, era lì e gli era attaccato, erano già due giri, ha provato a fare la staccata, l'ha sbagliata, l'ha centrato, però te l'avevo detto, occhio Paduano che lui sta lì, aspetta, e poi dopo, e infatti ne abbiamo avuto la prova. Eh sì, assolutamente, Paduano con una tattica, come dire, attendista è riuscito a venire fuori senza problemi, portandosi in questo momento a casa l'obiettivo massimo a cui poteva aspirare, cioè la seconda posizione, perché Guerrero sinceramente era fuori portata un po' per tutti. Tra Zani e Coren, incidente di gara, difficile valutarlo diversamente, abbiamo detto che qui i punti per i sorpassi non sono così semplici. Adesso abbiamo visto la dimostrazione pratica di quello che può succedere. Voglio dire, sono le corse, difficile tirare fuori qualcosa di una valutazione più precisa e diversa. In realtà Coren e Zani hanno ripreso tutti e due, anche se Coren credo che si sia
fermato. Coren sta riportando il suo scooter ai box dopo aver provato a riprendere la gara, mentre invece Zani è in, ancora in pista, e vediamo se riuscirà a passare sul traguardo senza essere doppiato e comunque a raggranellare qualche punto per la classifica. Ovviamente ritorna sul podio anche Marco Moroni in terza posizione. Marco Moroni che ha un in seconda posizione Guerrero Paduano Moroni, quindi terzo Moroni, e dicevo Moroni senza anche lui aver fatto particolarmente. Due giri al termine vengono segnalati ai piloti di una gara però che adesso tutti cercano di portare alla fine senza compiere errori. Sì, qua ormai non devono più tirare niente, cioè qua le somme sono già tirate, è solo, possono solo sbagliare qualcosa, ma sono, cioè non sono ingenui loro. Questa categoria qua è formidabile e vanno veramente forte, quindi le posizioni rimangono queste qua invariate fino alla fine. Eh sì, con Guerrero che si porta a casa la vittoria in cui sperava, guadagnandosela soprattutto nei primi due giri, perché è partito molto bene ed è riuscito in due giri a mettere lì quasi un secondo di vantaggio su Zani, che sicuramente ha tagliato un po' le gambe agli inseguitori, con Paduano che ha fatto un'ottima strategia, è riuscito a partire bene, tanto segnalato anche un giro alla fine, dicevo è partito bene, si è installato lì dove poteva valutare cosa succedeva davanti, probabilmente avrebbe provato ad attaccare nel finale, non ce n'è stato bisogno perché Coren e Zani si sono eliminati, o meglio Coren ha eliminato Zani nel più classico degli incidenti di gara, che però lascia a Zani soprattutto un bel amaro in bocca. Per fortuna qui c'è gara 2 per potersi rifare, quindi c'è ancora tutto da vedere, pesate le capacità di Romero, di Guerrero, c'è da pensare che saranno ancora più agguerriti alla partenza Zani e compagni per mettergli un freno se sarà possibile. Intanto la bandiera a scacchi compare sulla linea del traguardo e aspetta Daniel Guerrero Romera, grandissima gara la sua, impegnato all'ultima staccata prima di entrare sul rettilineo del traguardo, in piedi a impennare sulla pedana, davvero felice, con Paduano impronosticabile secondo, ma veramente bravo a gestire la sua gara in questa situazione, e Marco Moroni che tutto sommato porta a casa un podio, che però forse è sicuramente un ottimo risultato, ma forse non lo gratifica dal punto di vista dello svolgimento delle cose. Attimi di qualche incertezza, bandiera rossa però che si sposta e partenza data, con Guerrero che va subito a prendere la prima posizione, Guerrero che dalla prima posizione si trova nella sua condizione ideale per dare il via al pressing che in gara 1 gli è riuscito così bene. È partito bene Marco Moroni che è riuscito dalla terza casella a accodarsi direttamente a Guerrero, vediamo poi che dietro tutta la fila dei piloti è piuttosto compatta, peccato per Luca Coren che era un altro dei protagonisti attesi di questa gara, ma evidentemente per lui problemi oltre quello che era possibile risolvere nell'intervallo tra le due manche. Intanto sta perdendo qualcosa Moroni, ma è inevitabile, o almeno qui è stato così per un Guerrero che campa un 1:02.855 con partenza da fermo, che è un tempo notevolissimo, 0:03.1 per Moroni che prende 7 decimi, non meglio dietro di lui Michael, Luca Zani, Paduano e quant'altro. Vedremo se
il giro lanciato ci darà qualche indicazione in più sul potenziale dei piloti di testa, con un Daniel Guerrero che però è sempre estremamente efficace, gli va riconosciuta anche una determinazione e una decisione nel partire e nell'essere subito completamente focalizzato sul suo ritmo gara, che è notevolissimo. Sì, sì, come dici tu, Guerrero è già partito, è andato via, te l'ho detto, è un pilota completo. Gli altri, Moroni ha fatto una gran partenza e lì davanti sta cercando di lottare, adesso Marco Michael dietro che lo spinge, 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 e Paduano è sempre lì dietro. Adesso speriamo che non sia la stessa replica di gara 1, perché sennò Paduano oggi fa tombola, eh. Un po' gli ingredienti ci sono, perché c'è Guerrero assolutamente, speriamo che tutti quanti finiscano la gara e al meglio di quello che possono fare, però la situazione è molto simile, con un Michael che sta andando a premere davvero forte su Moroni, Moroni che gira un pochino più largo, Michael che sembra in grado di fare linee un po' più strette, poi probabilmente anche la differenza di corporatura tra i due fa sì che su certe accelerazioni Moroni possa avere un po' di vantaggio, lo vedete al termine del lungo rettilineo, ma Michael deve non solo pensare al sorpasso su Moroni, ma difendersi anche da Paduano, che in gara 1 è stato estremamente attendista, si è messo in quarta posizione e da lì non dava la sensazione di volersi muovere. Qui invece si è ricongiunto abbastanza rapidamente a Michael e a Moroni, e Paduano potrebbe insomma non aspettare sbavature altrui, mandarsi a prendere il secondo posto con le sue forze. Sì, infatti, allora Guerrero sta girando un secondo netto, un secondo netto più forte di tutti. Lì dietro stanno facendo una gara 3. Moroni spero che tenga botta, ma la gara è lunga, lunga. E adesso Paduano sta venendo su, ma molto veloce, molto, e qua il rettifilo gli è proprio in scia. Adesso vediamo come va a finire. A metà gara cominciamo a tirare conclusioni. Assolutamente. Intanto è scappato veramente via, come dicevi, Guerrero, che sta facendo gara a sé. Dietro il ricongiungimento tra Paduano e Michael potrebbe portare alla possibilità che Moroni guadagni qualcosina in più, perché dietro si ostacolano, però non mi pare che Paduano stia tentando degli attacchi impossibili, cerca un po' l'occasione giusta, diciamo. Sì, sta aspettando, ha provato adesso a farsi vedere per provare ad entrare, ma non la vedo io lunga, secondo me gli dà tempo un giro e ci riprova. Eh sì, anche perché sembrerebbe avere un piccolo vantaggio prestazionale su questo rettilineo che i piloti stanno affrontando, quello più lungo, anche se in realtà Michael riesce comunque a distendere il suo mezzo e a non dare la possibilità a Paduano di affiancarsi. Poi questa parte iniziale del tracciato per Paduano è decisamente più favorevole, qui addirittura aveva pensato per un attimo a sfilare il pilota sloveno nel cambio di direzione, ma era veramente un'operazione complicata, perché doveva passarlo all'esterno e mettergli la ruota davanti quel tanto per avere lui precedenza sul cambio di direzione, e in un tornantone così un sorpasso all'esterno è fatica veramente. Intanto Michael continua a premere su Moroni, che però guida al suo ritmo, al suo passo, non sta facendo errori, ogni tanto ha un po' più di respiro perché magari Paduano disturba un po' di più Michael, ogni tanto si trova con il pilota sloveno proprio infilato tra le ruote, però tutto sommato sta tenendo la seconda posizione con determinazione e con ottima costanza nei tempi sul giro.
Si è un po' staccato Paduano, che prima era vicinissimo a Michael, e direi che per lui c'è stato un problema. Paduano che ha avuto sicuramente un problema nella zona opposta al circuito rispetto a quella della partenza, per cui per lui c'è l'impossibilità di andare a prendere un risultato da podio come aveva fatto in gara 1, anche se Paduano ha ripreso e direi in perfetta efficienza sia lui sia lo scooter, sta cercando perlomeno di riguadagnare qualche posizione per i punti in campionato. Intanto Luca Zani, che ha iniziato a girare più forte dei piloti che aveva davanti, sembrerebbe potersi avvicinare a Moroni e Michael, quindi sono destinati a non rimanere da soli Moroni e Michael. Prima Paduano, adesso Zani, che ha avuto un avvio un po' complicato, un po' difficile. Adesso sta andando forte come andava forte in gara 1. No, infatti è partito piano e o si stanno dando fastidio lì davanti, che Martin adesso Michael ci prova ma non riesce. Adesso va giù in rettilineo e in rettilineo vanno giù uguali, identici. Però Luca gli è sotto, eh. Adesso è sotto Luca Zani, è in scia. Però di motore non c'è. No, effettivamente sul rettilineo le posizioni non possono cambiare, di conseguenza a quella staccata che immette sul rettilineo del traguardo non si può provare il sorpasso, ma a questo punto nel misto Zani è venuto su con una velocità, mentre c'è Michael che entra al tornante, Moroni che incrocia in uscita, prova ad approfittarne anche Luca Zani, ma Michael riesce a rispondere, fase concitatissima che alla fine ci restituisce esattamente le condizioni e le posizioni che avevamo quattro curve prima. Però adesso è diverso, adesso sono tutti e tre attaccati, il primo che fa un mezzo errore passa, Eh sì, anche perché sono caldi, i giri da fare continuano a diminuire, saranno tre quando passeranno sul traguardo. Hanno tutti misurato il fatto che non possono passare il loro avversario sul rettilineo. Prova Michael, che in quell'inserimento ha qualcosina in più di Moroni, a disturbarlo, ma non c'è niente da fare, lì la strada è una e non c'è tanto spazio. Michael che vuole riprovare all'interno e magari vedere se riesce ad avere un'accelerazione migliore, ma di nuovo troppo breve il tratto. Zani che sta cercando di riorganizzare il sorpasso su Michael, Zani che sembrerebbe essere quello che nel guidato ne ha di più, ma ne ha di più là dove c'è una linea sola da poter percorrere, dove il sorpasso diventa davvero difficile a meno di un'invenzione estemporanea del pilota. Sì, no, adesso Moroni ha calato il passo, ma è evidente, ma molto evidente. Adesso il rettilineo vanno giù insieme. Lo affianca Michael e sorpassa. Qui c'è il sorpasso, tanta scia, uscito vicinissimo Michael a Moroni, è riuscito proprio a godere di tutta la scia del pilota che lo precedeva, Michael, e ha passato Moroni con una certa facilità. Moroni che mi sembra, parlavi di un rientro anche un pochino in debito di fiato, di fatica, si è girato molto spesso, segno che non è esattamente tranquillo. No, in continuazione si sta girando indietro, quindi automaticamente o ha un problema o è calato fisicamente, perché oggi è dura, oggi è caldo, vero, Oggi è davvero faticoso, gara 2 è molto stressante per i piloti di tutte le categorie, lo sarà soprattutto per i piloti della 100 Big Open che vedremo dopo questa gara. Intanto però Moroni, quando mancherà un giro al traguardo, quando i piloti passeranno sulla linea, è riuscito a tornare su Michael, che da solo non ha poi questo passo irresistibile.
Pizzani è sempre lì dietro che preme su tutti e due, ma i giochi sono tutt'altro che fatti, le posizioni dalla seconda alla quarta tutte quante da decidere. Uno di questi tre ragazzi rimarrà giù dal podio, è un peccato perché Michael Moroni e Zani hanno fatto una gran gara, ma uno di loro tre condannato a rimanere giù dal podio. Guerrero sta dominando, ha un vantaggio di quasi 10 secondi. No, ci siamo persi Zani. Ci siamo persi Zani, seconda caduta in due gare, la prima non era stata sua responsabilità, questa invece lo vedete, appena tocca il gas gli sparisce da sotto lo scooter e abbiamo capito chi rimane giù dal podio. Ah, cosa ti devo dire? Niente, io Luca per me è come un fratello, perché è un fratello da box, ma si vede che oggi non era giornata. Oggi non era giornata per lui, era invece gran giornata per Guerrero, che vince due gare per distacco, un piccolo distacco la prima, un enorme distacco la seconda, quindi Guerrero veramente un pilota che merita, adesso festeggia con un burnout, lo vedete, pilota che merita di crescere ancora di categoria. Daniel, oggi due vittorie, due gare dove sei scappato via, troppo forte per tutti. Ha sido un poco difícil, pero tiremos un ritmo fuerte las dos primeras vueltas y saquemos una distancia y ya solo fue cuestión de usar la cabeza y mantener la distancia. Pero circuito muy bonito, de los que más me gustan, circuito tipo karting y fin de semana redondo. Programmi per l'anno prossimo, ti piacerebbe salire di categoria? Siento. Queremos en Pomposa, queremos correre en 70 y en 100. Ottimo, questa è una bella notizia, ti vedremo allora anche nella 100. Grazie mille.